tanti oggi nel cuore della capitale per chiedere con un ultimo e disperato grido lo stop alla discarica di Falcognana, perché vicino casa loro, sulla via Arveatina, finiranno i rifiuti di Roma. Vicinissimo alle case, in un centro vicino aziende agricole, fiorenti, non consente il passaggio dei camion, è una strada dove i bambini camminano per andare a scuola. Quello che spaventa noi è la mancanza di un progetto, qui si creano emergenze e si trovano soluzioni tamponi, noi vogliamo un progetto definitivo di raccolta differenziata porta a porta finalizzata al riuso. L'alternativa non è un miraggio, raccolta porta a porta, riciclo e compostaggio. Il 30 settembre chiude, sembra definitivamente, dopo un numero incalcolabile di proroghe, la discarica di Malagrotta, la più grande montagna di rifiuti d'Europa. E dal 1 ottobre i sacchi di immondizia della capitale finiranno a Falcognana, dove già esiste un sito di raccolta di rifiuti pericolosi. La spazzatura dove deve finire? Ma questo non è un compito dei cittadini, è un compito della politica che in 50 anni non è riuscita a fare niente. Falcognana è l'ennesima soluzione proposta dal commissario straordinario per i rifiuti Sottile. Un piano che arriva dopo le polemiche, i blocchi e le proteste dei cittadini di Malagrotta, di Riano, di Corcolle. Ora sono gli abitanti dell'Ardeatina a dire no e non hanno intenzione di fermarsi.